Il robot umanoide Optimus per Tesla è una priorità assoluta, tanto da scavalcare nella lista dei valori in corso anche Tesla Semi e il colossale Cybertruck. Ma cosa sappiamo del cosiddetto Tesla Bot? Prima di scoprirlo, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Sin dalla sua presentazione ufficiale avvenuta nell'estate del 2021, Optimus ha riscosso feedback contrastanti, in un mix tra entusiasmo e preoccupazione. Nella mente di Elon Musk, Optimus sarà una risposta per un futuro in cui la manodopera umana non sarà più sufficiente a fronteggiare la domanda crescente. Tra le motivazioni del magnate sudafricano ci sono anche ragioni di interesse personale, economico e soprattutto di sicurezza. A detta di Elon Musk, infatti, qualcuno prima o poi lo farà, e se sarà Tesla a farlo, potrà anche assicurarsi che rispetti determinati standard di sicurezza. Il Tesla Bot dovrebbe aderire alle tre leggi della robotica, grazie ad un software derivato da Autopilot, il sistema semisenziente già utilizzato nelle autovetture elettriche del brand. Ma dovrebbe anche essere dotato di caratteristiche di base che ne limitino il potenziale offensivo. Per esempio, Optimus non potrà camminare a velocità superiori a 8 km orari. Lo stesso Tycoon ne ha parlato, garantendo che il team di sviluppo starebbe lavorando a un prodotto finale impostato in maniera tale da essere limitato sia a livello fisico che meccanico. Quanto ai target di mercato, il robot umanoide di Tesla dovrebbe essere principalmente destinato alle aziende, per svolgere mansioni ripetitive e usuranti, come sollevare e spostare pesi ingenti. Le sue caratteristiche tecniche parlano di una capacità generica di sollevamento di 68 kg e di trasporto fino a 21. Tra guida autonoma e intelligenza artificiale è chiaro che tutto il percorso che ha portato Tesla dagli albori a guidare il mercato della mobilità elettrica su quattro ruote sia finalizzato anche a scopi come questo. Tra attuatori, sensori e fotocamere, il nuovo progetto antropomorfo dell'azienda pescherà mani basse dalle avanguardie attualmente impiegate anche nelle autovetture del brand. Per interagire con l'ambiente, queste tecnologie consentiranno a Optimus di ricostruire il mondo circostante a partire dalle immagini acquisite, di interpretare le situazioni dinamiche e in qualche modo anche di prevedere alcune possibilità di movimento di ciò che lo circonda. Tesla ha come obiettivo quello di sfornare il primo robot umanoide della sua storia nel 2022, almeno secondo quanto dichiarato dall'azienda all'ultimo All Day. Il futuro di questo settore è tutto da scrivere, ma sicuramente il contributo del colosso guidato da Elon Musk sarà sostanziale. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate del robot umanoide Optimus? È possibile che possa rappresentare la risposta ai problemi di sicurezza sul lavoro e alle mansioni più usuranti per l'uomo? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.